Come nacque il cinema a Pazzano? Era il 1948. Mio padre è stato avvicinato da un signore che si chiamava Condemi, di Stilo, che era cognato di un federale dei tempi di Mussolini. Si chiamava dunque Condemi Benito Condemi. La sorella aveva sposato un pezzo grosso del fascismo, che mi pare si chiamasse Burraco o Barraco Burraco, non mi ricordo bene. Se non che dopo le varie vicissitudini, loro sono tornati a Stilo. Incontro mio papà, che era un muratore e che aveva dei locali qui vicino alla fontana. Erano tre magazzini, uno era di mio padre, un altro di mio zio che si chiamava Ferdinando e un altro di mio zio Rocco, e questo convince mio padre di fare un locale tutto unico per fare il cinema. Mio padre ci ha riflettuto un attimino e ha detto sì, va bene. Allora butta i muri, crea delle architravi che potessero reggere il palazzo, perché sì, erano poi piani sopra, e crea un locale che è lungo 13 metri a forma, diciamo, di trapezio, perché in fondo è 9 metri e qualche cosa, in cima dove abbiamo messo lo schermo era di 6 metri e qualche cosa. E ha fatto la cabinetta, perché allora si faceva un cinema con la cabina dove passo ridotto a 16 mm. Così, in parte 48 mio padre fece questo. Ecco, il prezzo del biglietto c'era? O era gratuito? Sì, ha fatto anche l'angolino dove si facevano i biglietti. E quanto costava un biglietto? Erano di fare 80 lire in quello in platea, poi aveva fatto anche il palco e lì era 100 lire. E che tempi erano? Anni? 50? Dal 48 fino al 51 lavorava. Poi è rimasto chiuso per 3 anni, perché quel signore che aveva cominciato se ne andò via a Roma, abbandonato. Mio padre ha voluto continuare la cosa, fece nuovamente come si chiamava suo padre? Francesco Valenti. Mastro Cicci. E dicevo, però noi abbiamo saputo dopo che questo Condemi non aveva ottenuto veramente la licenza, lui aveva fatto tutto perché aveva licenza eccetera, tutto abusivamente. Mio padre invece, per fare le cose per bene, in regola, lo hanno torturato per 3 anni per avere la vera licenza. E nel 54 aprì nuovamente questo locale e andò avanti fino al 59 invernale, per l'estate. Poi nel 57 ha fatto un altro locale di cinema estivo nella zona di, diciamo, sulla via principale del paese. C'era un locale libero, mio padre costruì dei muri di recinzione, ha fatto la cabina, ha creato lo schermo eccetera, e aprì questo locale anche qui. Lavorava dal giugno fino a settembre, e nel contempo ne fece un altro a Monasterace, un paesino, è meglio, è superiore, no? Allora, che questa frazione era di 800 anni, è stata una pazzia fare quel lavoro lì, però è stato invogliato, perché dice sotto la pellicola per Pazzano e per Monasterace. E pensate che a Monasterace fino al 56 era l'unico paese della provincia di Reggio che non aveva la corrente elettrica. Mio padre scese e fece prima la cabina elettrica e poi fece il cinema. È una cosa incredibile, però è così. E abbiamo lavorato fino al 59, perché poi il mio padre volle fare, perché tutti lo invogliavano, fate il cinema anche d'inverno, e hanno trasformato questa arena cinematografica, che si chiama così, in cinema permanente. Anche lì ebbe poi dei problemi, perché il collaudo non arrivava, insomma, è andato avanti per quasi altri 3-4 anni, e ha riaperto il 64. E dal 64 ha lavorato fino al 75, quindi praticamente altri 15 anni. Dopodiché ha finito, ha avuto dei problemi, la gente andava via, la televisione.